Jamie Tates e Mixter T sono una delle coppie più importanti del rap italiano. Sfera e Charlie Charles, Gali e Charlie Charles, Cane Secco e Tempo Perso, Jaime e Andrew the Hitmaker. Ora parliamo di loro, cazzo! Rizzo, yeah, hai presente o roba figa? Rizzo, come il mio cazzo se c'è la mia tipa? Yeah, che cosa posso dirti? Sono fresco. Vuoi farmi la rap reaction? Reagisci a questo. Yeah. Fuori! Io spero che non sia un'altra di quelle canzoni sulla Mariuangela, perché c'ha un po' rotto la minchia. Vediamo un po'. Jamie Tates e Mixer T. Una tipa che si trucca. Guarda che bello, che bell'uomo Mixer T. Una pizza con delle... No, la pizza sprecata, no, no. Quando il giorno muore, in strada anche se lei non mi vuole, ma oggi c'è il sole. Beh, molto romantica, nostalgica, triste, melodica come pezzo. Oggi c'è il sole, però è di notte. L'hip hop è morto, ve l'avevo detto. Minchia, un Jamie Tates elegante così. Bello, allora, mi piace. Ho già deciso che mi piace perché è una metafora unica sul fuori. Bello, bello, sti giochi di parole mi piacciono un botto. Ok, non farò rumore, tranquillo. Non fottiamo la vita, ci facciamo l'amore, bellissimo. Lui che scappa dalla volante. Cazzo, il primo si prende quello che ha di diritto. Fuori. Figata anche la ballerina che hanno preso. Di danza classica, immagino. Cioè, contrasto. Un contrasto, un bel contrasto. Dissinga la Dark Polo Gang. Ora si suona un piano pazzesco. Rimaniamo fuori fino a quando fuori piove. Fino a quando fuori piove. Ma il video è bellissimo. Ma che figata è? Essere veri non sapete cosa significa. Mamma mia, bellissima. Bravo Jamie Tates. Spettacolare. Forse uno dei tuoi pezzi migliori, secondo me. Mamma mia. Chissà. Bravo, finalmente non mi parli solo di ganja. Grazie a Dio. L'ultimo pezzo era Argento, era bello. Me lo sono ascoltato un bordello di volte. Ma, cioè, i contenuti... Babba via. E invece questo è una continua metafora sul fuori. Cioè, ora andrò a cercare il primo che mi mette il testo, perché ormai c'è questa moda di mettere tra i commenti il testo. Grandissimo. Allora, mi viene anche più facile così, non devo andare su Genius. Allora, ecco, tipo fuori in mezzo al mento intende appunto il fuori fisico. Fuori classe, fuori rotta, fuori serie, fuori dai copioni, fuori dalle scene. La parte finale mi è piaciuta veramente un botto. Cioè, a parte il video che cambia totalmente, anche la base, quindi complimenti Mixer T per aver fatto uno sconvolgimento del tutto. Mi piace anche come Jamie Tess ha interpretato il pezzo. Cioè l'ha fatto un mezzo cantato, parlando comunque di rap, no? Quindi c'è questo contrasto forte di flow e di contenuti che mi piace un botto. E anche un po' ripreso il flow trap, no? Il classico flow trap che conosciamo, parlando comunque di rap, per poi andare in extra beat. Cioè uno sconvolgimento emotivo incredibile. Bravo Jamie Tates, bravo. Il testo mi piace, il flow mi piace, la strumentale mi piace. Finalmente non hai parlato di quello che mi fa cagare. Grazie veramente. Secondo me è uno dei migliori pezzi di Jamie Tates in assoluto. Fatemi sapere la vostra sotto nei commenti e noi ci rivediamo al prossimo video. Tra l'altro è uscito lo special repack super fighissimo con la statuina di Jamie Tates. La voglio assolutamente, spediscimela. Per favore, grazie, ciao.